Ciao a tutti, oggi sono qua per terminare il tour della mia libreria. Vi mostrerò quindi tutti i libri e fumetti che mancano all'appello. Se vi siete persi il precedente bookshelf tour parte 1, ve lo lascio nelle schede qua sotto in descrizione. Come era successo per il precedente video, in descrizione troverete tutta la lista completa dei libri e fumetti citati, nel caso appunto non sia riuscita a mostrarveli bene o magari mi sono dimenticata di citare l'autore, a volte può capitare, sono umana anche io, quindi nel caso troverete tutta la lista qua sotto in descrizione e allegherò anche relative recensioni o video dedicati nel caso ce ne fossero, in modo da approfondire quel libro o fumetto che magari vi incuriosisce. Si tratta di un semplice bookshelf tour, non posso parlare bene e nello specifico di ogni singolo libro, anche perché magari non tutti meritano e molti non li ho ancora letti, quindi non avrebbe senso. L'ultima volta ci eravamo fermati a questo cubo della mia libreria che ho dovuto un tantino rivoluzionare, ho dovuto mettere alcuni titoli nuovi. Tanto per cominciare c'è Coben Colling di Zero Calcare, che devo ancora leggere, e se non sbaglio è una delle sue ultime opere. Poi sempre una graphic novel che non ci stava nella zona fumetti, è Fan di Paolo Bacilieri. Questo è edito da Cocconino Press ed è un fumetto sulla storia del cruciverba, delle parole crociate per intenderci. Lo devo ancora leggere, però sono veramente molto curiosa. Proseguendo abbiamo Vassa in the Night di Sarah Porter, che avevo aperto nella Hall Crate di non mi ricordo quale mese, l'unica comunque che ho aperto qua sul canale. E è un libro in lingua, non esiste ancora la traduzione in italiano e lo devo ancora leggere. Proseguendo abbiamo dei titoli che vi avevo già mostrato, gli unici nuovi sono Elantris di Brandon Sanderson, che come potete vedere è un mattone, e questa è la mia copia cartacea che ho fatto autografare dall'autore quando ero a Lucca Comics, dove tra l'altro ho preso Coben Colling. Comunque, Illumine ve l'avevo già fatto vedere, Gemina è il seguito, è sempre in inglese, non esiste ancora la traduzione in italiano, però il primo volume è stato tradotto. Poi abbiamo Le Braci di Shandor Maroi, che è ancora in cellofonato, lo devo ancora leggere, e infine Fiabe Lapponi. Questo è un volumino con alcune fiabe appunto nordiche, questo è il mio segnalibro che non c'entra niente. Ci sono alcune piccole illustrazioni all'interno, ma nulla di che. Secondo me è una lettura ottima per questo periodo invernale, se volete scoprire qualcosa di più riguardo i paesi nordici, le tradizioni, le figure tipiche, le leggende. È molto interessante per questo verso. Qua incominciano un po' le beghe perché questo scompartimento è nascosto dietro la TV, la scrivania, insomma, è irraggiungibile da qualsiasi tipo di mezzo, quindi cercherò comunque di mostrarvi il più possibile. Partendo da sinistra c'è Horror Store, che dovrebbe essere un libro horror strutturato come un catalogo dell'IKEA. Me l'ha regalato Erika, lei lo ha letto, non le è piaciuto granché, vedremo, ancora non ho avuto tempo di leggerlo. Comunque mi sembra un'idea molto particolare quella di strutturare un libro come un catalogo, appunto. Di fianco c'è invece la trilogia dell'Area X di Jeff Vandermeer, che ho in corso, nel senso che ho letto il primo libro e l'inizio del secondo, che è Autorità, e vedremo. Un libro, è una serie veramente molto particolare, se state cercando qualcosa di un po' creepy, un po' diverso, sicuramente da leggere. Proseguendo abbiamo invece La strada di Cormac McCarthy, un distopico che sono molto curiosa di leggere, non è neanche tanto grande, quindi spero di farcela al più presto, e Trilogia di New York di Oster. Poi abbiamo Tinder di Sally Gardner, un'autrice che ho avuto la possibilità di incontrare a mare di libri, e questo libro è una sorta di retelling dell'Acciarino magico. Volevo farvi vedere la sua bella stella barra autografo, eccola qua, ed è illustrato, ci sono delle illustrazioni veramente molto particolari, un po' creepy anche in questo caso, molto cupe però che accompagnano divinamente la storia. Andando avanti c'è un libro di Stephen King, L'uomo in fuga, ve ne avevo parlato, voglio leggerlo perché dovrebbe aver ispirato Hunger Games. C'è poi la trilogia di Miss Peregrine, sono un po' messi a caso in realtà. Il primo è La casa per ragazzi speciali, poi c'è Hollow City e infine La biblioteca delle anime.
Golem, questa è la copia che regalerò a uno di voi, nel caso giveaway ve lo lascio in descrizione. E infine ho un altro fumetto Bao che mi ha mandato appunto la casa editrice, che è Ti prego rispondi, dei coniugi Immonen. Molto curiosa di leggerlo. Questo scompartimento, ahimè, è molto buio e anche con la luce si vede così così, quindi scusate. Il tomone grande è Il Signore degli Anelli, sopra c'è lo Hobbit in lingua inglese e poi ci sono dei libri editi dal Cerchio che sono o saggi inerenti comunque al mondo del Signore degli Anelli o saggi che ne so inerenti ad esempio al Mago Merlino. Trovate comunque tutti i link delle varie recensioni, approfondimenti, collaborazioni in descrizione. Oltre al mistero del Mago Merlino ho profezie e visioni del Mago Merlino, Il Segreto dei Trovatori, tra San Francesco e Tolkien, una raccolta di saggi inerenti alle opere di Tolkien, in particolare Il Signore degli Anelli, così come Lo Specchio di Galadriel e Uno Sguardo fino al Mare. Queste sono delle letture che io vi consiglio molto se state cercando qualcosa di approfondimento sul Signore degli Anelli, se vi piace l'opera, se vi piace Tolkien in generale. Penso che siano molto interessanti per approfondire appunto alcune tematiche e riflettere su quello che voleva appunto dire Tolkien, anche semplicemente per guardare in maniera leggermente diversa un fantasy che magari vi è piaciuto tanto, perché Tolkien comunque è una figura veramente molto interessante e penso che questi siano dei validi scritti su cui poter riflettere e indagare meglio appunto Il Signore degli Anelli. C'è poi la saga di Thomas Harris riguardante Hannibal, ovvero Red Dragon, che è il primo, Il Silenzio degli Innocenti, che è il secondo, Hannibal il terzo e ci dovrebbe essere anche Hannibal Lecter, Le Origini. Il mio cuore cattivo di Wolf Dorn lo devo ancora leggere, ho letto di lui La psichiatra e mi era piaciuto abbastanza. C'è poi Wayward Pines, I misteri di Blake Crouch, un libro che potete assolutamente non leggere se avete visto la serie TV, perché ahimè le premesse sono molto belle, interessanti, anche di più rispetto alla serie TV, però secondo me è stato sviluppato molto male. Infine c'è Coraline e Orrori d'altri tempi di Daniele Palmieri. Questo è un libro che mi ha inviato lui, ma devo ancora leggere. Altro scompartimento molto nascosto della mia libreria. Allora, qui abbiamo Various Pets Alive and Dead di Marina Lewica, un libro che mi ha incuriosito tanto per il titolo e per la copertina, che ho preso poi usato, è solo in inglese questo. Ci sono poi Vertigine e rivalità di Sophie Germain, di Rick Riordan, ci sono The King Chronicles e Percy Jackson, ho poi un saggio sullo studio Ghibli che devo recuperare, cioè voglio leggere al più presto perché mi piace molto Miyazaki e sono curiosa di leggere un saggio sulla sua animazione. Abbiamo poi Where Things Customers Say in Bookshops di Jen Campbell, un altro libro che esiste soltanto in lingua originale in inglese. The Fangirl's Guide to the Galaxy, un libro che devo ancora leggere, però sono molto curiosa perché si tratta di una sorta di guida per ragazze nel mondo nerd, fumetti, convention. Lo trovo veramente un'idea molto carina, vediamo poi se sarà sviluppata bene. Ithaca per sempre di Luigi Malerba, The Night Circus è in inglese, in questa versione pocket, anche questo l'ho preso usato, esiste comunque in italiano e fino a poco tempo fa c'era un prezzo veramente irrisorio su Libraccio. Poi abbiamo Il Piccolo Principe e infine un libro su Monet. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Ecco qua. Questo è della Tusken e per me è fatto veramente benissimo. 11 euro, tutto illustrato, veramente valido. Mi sono dimenticata di dirvi quali sono i due libri che erano in cima, sono Feline di Sara Bianca e Once Upon a Zombie. Di questi comunque trovate la recensione sul blog o sul canale. Dietro invece abbiamo la serie della sedicesima luna che personalmente non mi ha fatto impazzire, il primo libro stupendo, gli altri un calando pauroso. The Program di Susan Young, La cacciatrice di fate, che per me è un fantasy fantastico e non capisco perché in Italia si sia interrotta la pubblicazione al primo libro, comunque vabbè.
L'Accademia dei Vampiri di Richelle Mead. C'è poi Il Labirinto, ovvero Maze Runner. Ho letto soltanto il primo e mi è piaciuto o non mi è piaciuto, non sono molto convinta di continuare comunque la serie. Poi Espiazione, questo preso sempre usato dal libraccio, non vedo l'ora di leggerlo. Infine abbiamo Il Magico Potere del Riordino e Leggende di Daniele Palmieri. Ultimo ma non per importanza, lo scaffale dedicato a Harry Potter, che come potete ben intuire è la mia serie fantasy preferita. Io amo tantissimo Harry Potter, mi piace collezionare alcuni oggetti a tema Harry Potter, qua ce ne sono esposti alcuni che ho preso alle Fiere del Fumetto, piuttosto che a Londra, su Etsy, eventualmente vi scriverò qua sotto in descrizione dove ho preso ad esempio i segnalibri magnetici. Mi piace collezionare diverse edizioni di Harry Potter, ma non semplicemente per collezione. Qua infatti vedete tre edizioni diverse, questo perché io oltre all'italiano leggo anche in ungherese e in inglese, quindi sono delle copie che ho già ma in lingue diverse perché ho l'opportunità di leggerle in lingue diverse. Una volta i segnalibri erano appesi qua con uno spago, però per tenere sullo spago dovevo fermarlo con i libri. Ed è una cosa che non mi piace perché in questo modo non posso tirare via i libri quando voglio, mentre a me piace comunque vivere la mia libreria e non semplicemente averla bella, ferma, immobile e non, ad esempio, aprire i libri ogni tanto quando mi pare piace, prendere un libro, leggerlo, piuttosto che semplicemente cercare una citazione, un passo che mi piace, quindi li ho appoggiati semplicemente lì. Questo è uno dei libri più belli che ho a tema Harry Potter ed è sulle creature magiche che mi ha regalato il mio fidanzato. Penso che sia un pezzo bellissimo, sì da collezione, però per chi ama i film o comunque il mondo di Harry Potter penso che sia una cosa bella da avere in libreria, così come la versione illustrata della Pietra Filosofale. Presto prenderò anche la Camera dei Segreti, sto cercando di mettere da parte un po' di soldi. C'è poi Harry Potter and the Cursed Child, lo screenplay dell'opera teatrale. Io ce l'ho in inglese perché l'ho preso a Londra, ma esiste anche in italiano. Dopodiché c'è Harry Potter, oddio sto facendo cadere tutto, e la Camera dei Segreti in ungherese. Mi piace molto, molto vissuto, molto vecchio, perché era da mia nonna, però questo è. Ho poi la serie in italiano, le fiabe di Bedalbardo, gli animali fantastici e dove trovarli, e poi ho i primi 4 volumi in inglese. I libri che ho in inglese di Harry Potter sono in questa edizione flessibile con la copertina leggermente vellutata, matte, con la scritta in rilievo e le stelline e il dorso che riprende parte della copertina. Adoro. Infine ho due piccole new entry, la prima è lo screenplay di Animali Fantastici e Dove Trovarli. Non penso sia ancora uscito in italiano, ma sta per uscire anche la versione italiana, questa è in inglese e ancora non l'ho letto, quindi non so dirvi il livello di difficoltà, però è veramente un libro bellissimo, esteticamente fantastico, lo adoro e il film mi era piaciuto veramente tanto, quindi mi sembrava una chicca da avere in libreria. L'ultimo libro, più che un vero e proprio libro, è una sorta di approfondimento del film, dedicato in particolare allo Snaso. Questo l'avevo preso alla Mondadori e veniva con una sorta di kit per poter costruire appunto lo Snaso in legno. E questo è il mio risultato finale, questi sarebbero i soldini che escono dal suo panciotto. E l'ho trovata una cosa molto carina, sicuramente pensata per i bambini, ma non mi interessa. Appena l'ho visto in libreria l'ho voluto prendere immediatamente e costruirlo perché sono un po' bambina anch'io e i giochi mi piacciono tantissimo. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se vi è stato utile o di ispirazione o niente, se avete passato un po' di tempo in mia compagnia. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!